Bentornati nella cucina di Monica. Oggi prepareremo insieme i fiori di zucca ripieni. Per preparare questo piatto avremo bisogno prima di tutto di 500 g di farina, 500 ml di acqua gassata fredda, 20 ml di birra fredda, un tuorlo d'uovo e sale, questo per quanto riguarda la pastella. Per la farcitura invece avremo bisogno di mezzo chilo di ricotta, 100 g di provola affumicata, 100 g di prosciutto cotto a cubetti, 100 g di formaggio grattugiato, del sale e del pepe e i nostri fiori di zucca. Come prima cosa andremo a preparare subito la pastella. Mettiamo l'acqua, aggiungiamo la farina, la birra, il tuorlo d'uovo. Io lo metto per dare colore, potete anche non metterlo. Questo è facoltativo. Un po' di sale. Adesso andremo a mescolare tutto così, finché il composto non diventi omogeneo. Una volta che il composto sarà pronto, lo andremo a mettere in frigorifero per un quarto d'ora e 20 minuti. Nel frattempo andiamo a preparare le altre cose. Prendiamo la ricotta per la nostra farcitura. Mettiamo la ricotta, il formaggio, il prosciutto e la provola affumicata. Poi aggiungiamo del sale e del sale, eccoli qua. Adesso iniziamo a mescolare in questo modo. Non c'è bisogno di uova, di niente. Questi sono gli ingredienti che metto io, però c'è chi ci aggiunge le alici, chi ci aggiunge il salame. Quella è poi tutta questione di gusti. Chi lo fa semplice, cioè senza prosciutto e salame, solo ricotta col prezzemolo. Questa veramente la farcitura interna è una cosa che uno può fare a proprio gusto. Una volta che tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati tra di loro, il composto è pronto. Adesso non ci rimane che farcire i nostri fiori di zucca, prontissimi per riempirli. Prendiamo un fiore di zucca, questo qui ho tolto tutti i lamettini che erano fuori, il pistillo che era dentro, l'ho leggermente aperto qui e adesso facciamo in questo modo. Farciamo, ho messo la nostra farcitura è una sacca a poche, così andiamo più comodi. Potete usare anche un cucchiaio, non necessariamente. Giriamo leggermente, poggiamo su un piatto da portata. Abbiamo preso la nostra pastella nel frigo, ci andiamo a girare così i nostri fiori di zucca in questo modo e li mettiamo subito nell'olio bollente, ben caldo, vi raccomando. Adesso le andremo a togliere. Li poggeremo in una pirofila dove ho messo della carta assorbente. I nostri fiori di zucca sono pronti. Adesso andiamo a mettere un altro po' di sale e di pepe. E sono pronti per essere mangiati, eccoli qua.
Adesso ne prenderemo uno e lo taglieremo. In questo modo vi faccio vedere dentro come sono venuti. Ecco qui. Se anche questa ricetta è stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!